Quest'anno abbiamo cambiato location, ma è stata una scelta dovuta, siccome non c'è stato, diciamo, l'edizione di Pesaro in Fitness per tutti i motivi che ormai conosciamo per questo 2020 strano. Abbiamo deciso di venire qua perché era già stato un punto di partenza tra una delle prime pedalate con Jader tanti anni fa, e quindi una casa privata dove abbiamo potuto riospitare un gruppo di amici che ci segue. L'unica cosa diversa dagli altri anni è che di solito facevamo anche la sera prima una conferenza dove parlavamo sempre di alimentazione o di servizi per i ciclisti. Quest'anno purtroppo non si è potuta fare. Speriamo di dare appuntamento ai nostri appassionati che ormai ci seguono da tanti anni al 2021, che sia un 2021 più tranquillo e magari con nuovi obiettivi e nuove prospettive. Comunque, nonostante tutto, anche quest'anno abbiamo qua circa 120 persone che pedalano con noi, quindi ben riuscita anche questa giornata. E speriamo poi di poter un po' più avanti ricreare i nostri eventi, che di solito sono eventi quotidiani dove vogliamo portare informazione ai nostri pazienti e non solo. Abbiamo già in mente qualcosa per forse un fine settembre, primi di ottobre, dobbiamo solo un attimino guardare come si evolve tutto, ma se tutto andrà bene noi ci siamo, no? Ci siamo sempre stati e ci saremo per potervi dare tutte le nostre informazioni, tutto quello che facciamo e portarvi sempre notizie che vi potrebbero servire sia per andare in bicicletta ma anche per la vita quotidiana.